In diretta da Castelfranco Emilia, Mondiale Antirazzisti 2016. Quella che state vedendo, inquadrata dalla nostra regista Francesca Spanò, è la squadra WISP che è appena scesa in campo. Adesso ascolteremo delle voci. Intanto Francesca Spanò allarga l'inquadratura per permettere a chi ci sta seguendo da www.wisp.it di avere un po' una finestra su questi mondiali antirazzisti. Che cosa sta succedendo? Da ieri 5.000 ragazzi da tutto il mondo e dall'Europa si stanno alternando in partite non stop. 24 campi tracciati. Mondiali antirazzisti significa no alle discriminazioni, no al razzismo, inclusione e accoglienza. L'Italia è un paese di inclusione e di accoglienza, così come la WISP lancia un messaggio attraverso lo sport affinché l'Europa diventi un grande bacino, un grande contenitore legato all'accoglienza. Ecco, Francesca Spanò, in questo momento vediamo un momento di, non sappiamo se è defaticamento oppure un rito propiziatorio della squadra dell'WISP. Adesso chiameremo alcuni dei protagonisti che si sono avvicendati in campo per avere un po' le loro voci. Allora, Mauro Rozzi, presidente WISP Emilia Romagna, capitano della squadra antirazzisti mondiali WISP. Che cosa stiamo vedendo in questo momento, Mauro Rozzi? Purtroppo stiamo vedendo uno spettacolo indecente perché i nostri dirigenti non sono assolutamente pronti a giocare una partita di calcio. Detto questo, vorrei dire alcune cose all'associazione perché in questo momento mi sono sentito assolutamente solo. Devo dire che ho avuto mancanza di due mediani fin dall'inizio. Abbiamo avuto qualche protagonismo di qualche giocatore che non ha tirato calci di rigore, ma assolutamente ha interpretato una partita come non gli avevamo chiesto. Nonostante questo, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Credo che tutta la nazione possa essere orgogliosa di noi, perché davvero anche quest'anno noi siamo riusciti a non passare il turno. Quindi, detto questo, a parte gli scherzi, devo dire che ancora una volta, questo è il terzo anno consecutivo che la WISP riesce ad organizzare una squadra con i dirigenti e credo che sia un bellissimo momento perché noi siamo stati in grado di rappresentare sul campo di essere davvero una bellissima squadra. Allora, in questi momenti ci si spoglia un po' anche di quella che è la territorialità, eccetera, e quindi devo dire davvero che è stata l'ennesima esperienza che ci ha messo alla dura prova. Alla faccia del Balduzzi, qui noi facciamo la prova sotto sforzo ogni anno e quindi sicuramente un'esperienza che andremo a ripetere. Grazie, grazie Mauro Rozzi. Ha raggiunto la postazione microfonica di www.wisp.it anche Simone Pacciani, vicepresidente nazionale WISP, anche lui reduce da questa partita. Simone, che significa per la WISP oggi essere qui a Castelfranco, mondiali antirazzisti, ancora una volta 20ª edizione? Io credo più per la WISP sia importante che cos'è per tutti questi ragazzi essere qui. Oggi è, come potete vedere, tantissimi ragazzi da tutto il mondo, da tutta Europa, ci stiamo divertendo e con uno spirito senz'albi, sono un grande spirito veramente sportivo e questa manifestazione ancora una volta si rileva un grande successo. Ovviamente quando poi arriviamo a questo punto e tutto va bene, tutto bene, ovviamente abbiamo anche, è una manifestazione che richiede anche tanto impegno e tanto sacrificio, per questo poi l'occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato in questa manifestazione, che continuano a lavorare. Questo è il 20º anno, io penso che dobbiamo già cominciare al 21º anno. E poi ecco, l'unica precisazione è che Rozzi, l'ultima partita in cui abbiamo vinto, giocava con un'altra squadra, giocava contro di noi e che la rete vincente l'ha segnata il sottoscritto, solo per essere precisare. Stiamo andando in diretta a www.wisp.it. Allora, il campo ha unito l'Italia, ha unito Toscana, ha unito Emilia. Ecco, un messaggio, uno slogan che viene fuori da questa partita e da questa edizione dei mondiali. Mauro Rozzi. È molto semplice, se abbiamo giocato noi davvero lo sport è per tutti, quindi un esempio. Simone Pacciani. Sì, io direi anche che ancora lo sport può continuare ad essere per tutti per tanti anni, se possiamo continuare a giocare noi. Aggiungo, rafforzo il concetto di Mauro. Grazie, in bocca al lupo. Abbiamo altri ospiti che ci hanno raggiunto alla postazione microfonica. Vediamo il presidente nazionale WISP, Vincenzo Manco, e il parlamentare Filippo Fossati, reduce da un convegno.
nella piazza antirazzisti. Allora, iniziamo da Filippo Fossati. Che cosa è avvenuto in questo momento, Filippo? Sappiamo che c'è stato un convegno sul popolo Sahrawi che testimonia un po' che questi mondiali significano davvero accoglienza, accoglienza per tutti. E beh, se i mondiali si soffermano ancora sul tema dei Sahrawi, io intanto ho sottoscritto alla causa Sahrawi, intanto comprando questo libretto a fumetti che è una bella storia che sta intorno ai campi profughi nell'Algeria, dove il popolo Sahrawi ha organizzato la sua resistenza. Se c'è ancora la voglia e il fiato da parte del mondo sportivo di soffermarsi su cause difficilissime come quella dei Sahrawi, come quella palestinese, come in generale quella dei popoli che sono stati discriminati in questo mondo, vuol dire che questo mondo sportivo, il mondo sportivo dello sport per tutti, dello sport di base, ha ancora tanto da dire e voglia di esprimere un suo impegno civile. Questo sono i mondiali antirazzisti e fa sempre piacere tornarci, perché c'è la parte buona dello sport, diciamo la verità. Diciamo anche la parte buona della politica, perché se in questo momento un pezzo della rappresentanza del Parlamento italiano decide di essere qui a Castelfranco Emilia, significa che qualche speranza c'è. In questo momento abbiamo circa 35-36 gradi, siamo nel mezzo della pianura padana, Vincenzo Manco, e abbiamo qui 4.000 ragazzi che vengono da tutto il mondo, da tutta Europa. Sei soddisfatto, Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP? Molto soddisfatto, intanto spira un lieve venticello in pianura padana che si apprezza sempre. Sì, molto soddisfatto, tra l'altro siamo riusciti anche quest'anno a mettere in piedi la mitica squadra degli antirazzisti mondiali con dirigenti della WISP. Mi hanno appena riferito che abbiamo anche vinto una partita, la prima, quando giocava il sottoscritto. No, abbiamo perso, però prima di uscire la squadra ha tenuto molto. Quindi proviamo ad essere sportivi nel nostro piccolo, per quello che riusciamo a fare, ma soprattutto essere non solo testimoni ma protagonisti di valori, soprattutto in queste ore, in questi giorni purtroppo di tragedie che insomma ancora una volta si sono verificate nel nostro paese. Penso sicuramente a quella di Emmanuel a Fermo, abbiamo già avuto modo di intervenire su questo in questi giorni. Ecco, testimoni e protagonisti, dicevo, sicuramente di messaggi, di segnali di pace, di convivenza civile, di nuova fratellanza tra i popoli attraverso lo sport di cittadinanza, quello che ci piace, quello che preferiamo, che è quello che è molto più vicino appunto ai popoli che soffrono, e attraverso quello riescono a ritornare comunque protagonisti, anche se per poco non riusciamo ancora a farlo. Grazie Vincenzo Manco, ti preghiamo di rimanere qui vicino a noi e magari avvicinare, vediamo altri dirigenti WISP venuti dall'Umbria, venuti dal Lazio, se ce li avvicini intanto Filippo Fossati. Le risposte della politica a quanto avviene in questi giorni in Europa e anche in queste ore in Italia dopo il delitto che si è consumato a Fermo qualche ora fa. Il delitto di Fermo è un fatto angosciante, tocca il profondo delle coscienze di ognuno di noi. Pensiamo che questa coppia di nigeriani era sfuggita a quel tormento che è il tormento della fuga nel deserto, il passaggio in Libia, la ricerca dello scafista, e alla fine era stata accolta in Italia, finalmente accolta in Italia dopo perdendo un figlio tra l'altro in questa vicenda. E nel momento in cui viene accolta, in cui vede la fine di questo passaggio drammatico della propria vita, il marito muore, vengono picchiati comunque anche la moglie nel luogo dove dovevano essere accolti, da una persona che in teoria non ha niente a che vedere con chi discrimina, no? Non ha niente a che vedere con la loro storia. Questo fa pensare a un paese come il nostro, una civiltà come la nostra. Non è un problema di Fermo né dell'Italia e basta, è un problema culturale e politico che ha l'Occidente, cioè dentro sta rinascendo il mostro della intolleranza, il mostro della violenza razzista e fascista. Ecco, ma la politica, Filippo Fossati, riesce a arginare questo mostro? Sai, la politica per arginare questo mostro deve fare alcune cose. Per esempio deve
far passare il messaggio e anche la pratica che le persone che vengono da fuori, le persone diverse da te per cultura e per storia, sono una ricchezza del paese, sono una ricchezza per la convivenza degli italiani e degli europei. Non può mai abbassare la guardia su questo messaggio. Non si può dire sì ma, sì sono una ricchezza ma qualche volta però ma... Cioè il tema è che o questo messaggio passa senza se e senza ma, o altrimenti ci sarà sempre qualcuno che pensa di strumentalizzare il disagio che queste persone vivono, la difficoltà di integrazione, per rilanciare un messaggio razzista, un messaggio di sopraffazione. Questo deve fare la politica, spenderci dei soldi, dire le cose giuste, non cercare facili consensi nell'odio e nella paura della gente. Io credo che si stia in qualche modo facendo, ora l'Italia su questo è abbastanza... nello scenario europeo è tra i governi e tra i paesi più attivi per scegliere l'accoglienza invece dei muri. Ma non scordiamoci che poco distante da qui c'è un paese come l'Austria che aveva chiesto di chiudere il Brennero, c'è un paese come l'Ungheria che sta nella UE in cui il presidente teorizza la crescita dei muri. Quindi è una lotta, è una battaglia che dobbiamo fare. Quindi buon lavoro, aiutatemi. Buon lavoro Filippo Fossati. Grazie. E chiediamo a Francesca Spanò di allargare un po' su questo bosco Albergati, in modo da aprire una finestra sui mondiali antirazzisti, e allo stesso tempo chiediamo a Mattia e Giulia se possono informarsi su che cosa sta avvenendo in campo, in modo da dare in diretta un risultato per quello che può essere, per quello che può valere, e anche un po' un colpo d'occhio per sapere chi è in campo. Ha raggiunto la nostra postazione Stefano Rumori, dall'Umbria, appena arrivato, dirigente nazionale WISP e presidente WISP Umbria. Ecco, il colpo d'occhio che si offre a chi arriva, Stefano, raccontacelo. È bellissimo, vedere tutta questa gente che gioca così liberamente e tutti i colori della pelle, no? Tutti insieme, le varie... È una cosa fantastica, è bellissima, infatti mi verrebbe voglia di spogliarmi e andare a giocare con loro, perché è troppo... è veramente questo spirito che è anche lo spirito della WISP, no? Questo spirito veramente tutto, diciamo così, inclusivo, e qui è proprio la dimostrazione massima. Quindi io faccio un complimento a tutta la WISP, ma soprattutto alla WISP dell'Emilia Romagna, che organizza in modo particolare questa manifestazione, ma che diciamo mette un po' le forze, ma tutta la WISP è presente, e questo è un grande significato, soprattutto oggi in questi tempi dove veramente i temi che prima dicevate ci fanno riflettere molto, e questo è un grande segnale per tutti, a partire a noi stessi, perché fa bene anche a noi stessi vedere questa cosa. Quindi questo colpo che tu dici, questo colpo così di vista è bellissimo. Ecco, Francesca Spanò, alla tua destra abbiamo un gruppo di tifosi appena arrivati, e ci sembra, da quello che riusciamo a comprendere dalle scritte, dalla Germania probabilmente. Ecco, questo è un po' il clima, Stefano Rumori. Tifoserie che si mischiano a gruppi di migranti che lanciano un messaggio, ovvero non bisogna aver paura delle minoranze, di chi ci sembra diverso, e qui sicuramente abbiamo uno spaccato di chi ha scelto un campo preciso. No al razzismo. Stefano Rumori, Umbria è terra d'accoglienza, quindi immagini di questo tipo, diciamo, sono abbastanza familiari da voi. Sì, l'Umbria è la terra della pace, no? Facciamo tante iniziative da tanti anni, no? Pensiamo alla marcia della pace, pensiamo ai grandi temi, no? E io credo che, ecco, il paradigma di quello che è successo, questi fatti di cronaca ultimi, qui, ecco, si vede un altro modello, un altro modo di parlare di inclusione, appunto di quello che cos'è l'antirazzismo, e vedere anche le tifoserie delle altre squadre, delle altre, insomma, anche nazioni che vengono, è una cosa bellissima. Quindi credo che qui ci sia veramente il senso, invitare tante persone a venire a vedere questo, che forse avrebbero un'idea un pochino diversa di quello che è lo stare insieme contro certi temi, soprattutto contro il razzismo. Ecco, grazie Stefano. Mattia e Giulia, se vi avvicinate alla postazione microfonica e ci raccontate brevemente quello che sta inquadrando
quello che sta inquadrando la nostra regista Francesca Spanò. Vi ricordo che sono le 17.30, siete in diretta su www.wisp.it e stiamo trasmettendo da Castelfranco Emilia, 20ª edizione dei mondiali antirazzisti. Allora Mattia, che cosa sta avvenendo in campo? Sì, c'è una bella partita su questo campo, il campo 9, sta giocando la Geriatria Antifascista, una squadra ovviamente antifascista, contro la squadra di Modena, sono amici ovviamente. Non è la prima volta che sono al torneo, per il quinto anno la Geriatria Antifascista, 1-1 il risultato. Ovviamente sono tutte partite largamente dilettantesche, ma soprattutto largamente amichevoli. Non c'è per lo più contatto fisico aggressivo oppure di largo agonismo, parliamo comunque di ragazzi, di amici. Tutta l'insegna del fair play, e lo si capisce anche dal fatto che non ci siano arbitri, non ci siano null'altro se non uomini che segnano i punti, i gol e i minuti. Grazie Mattia. Giulia, che cosa sta avvenendo nell'altro campo che sta inquadrando la nostra Francesca Spanò? Sì, qualche campo più in là invece è una squadra da sempre amica della Wisp, che è il Grinta della Wisp di Bologna, sta vincendo per ora 1-0 contro una squadra tedesca, la Resistenza Francoforte. Anche qui vediamo grande fair play, grande sportività, da una parte magliette rosse, dall'altra parte torso nudo, ma insomma anche per far fronte al caldo di questi giorni a Bosco Albergati. Giulia, ci ha raggiunto la nostra postazione Carlo Balestri, adesso ascolteremo da lui un po' un primo bilancio. Intanto ti chiediamo, a te e Mattia, una missione impossibile, portarci qui qualcuno dei giocatori, possibilmente questi ragazzi dei quali ci hai parlato, sentire un po' la loro voce. Intanto con Carlo Balestri, e grazie Carlo di averci raggiunto. Ciao, grazie a tutti. Secondo giorno di mondiale antirazzisti, domani sabato le finali, è il momento giusto per fare un primo bilancio con te, che 20 anni fa hai inventato i mondiali antirazzisti. Beh, il bilancio mi sembra che sia qua alle mie spalle, alle nostre spalle, mi sembra un... come dire, anche quest'anno non il risultato raggiunto, ma l'obiettivo è stato abbondantemente superato, cioè nel senso abbiamo un intero villaggio, un bosco pieno di gente animata dalla voglia di giocare, di stare insieme, di lottare insieme contro le discriminazioni, contro tutte quelle cose anche infami, vergognose, che sono successe a Fermo, contro tutto quello che succede regolarmente ultimamente nel Mediterraneo, piuttosto che alle nostre frontiere, di questa che possiamo chiamare quasi fortezza Europa, finta fortezza Europa. E credo che il bilancio sia solo che positivo. Fino adesso tutto è andato molto bene, la partecipazione è al di sopra delle aspettative, l'atmosfera è favolosa come sempre, più di sempre, e noi siamo determinati a continuare questo percorso insieme a tutti i partecipanti, e a far sì che i mondiali antirazzisti per il 21, per il 22, per il 23esimo anno siano comunque una realtà sempre più forte, sempre più imponente, che possa influenzare anche l'opinione pubblica italiana ed europea. Grazie Carlo Balestri, se rimani con noi te ne siamo grati, perché mentre Francesca Spanò allarga di nuovo l'inquadratura, noi abbiamo un'altra ospite che ci ha raggiunto qui alla postazione microfonica. Si tratta di Raffaella Chiodo, neo presidente della rete Fare. Che cos'è la rete Fare e quali sono gli obiettivi, Raffaella? La rete Fare è una rete di un centinaio di associazioni presenti in almeno 33 paesi, diciamo, dell'area geografica europea. Sono tutte associazioni, gruppi, squadre, persone che si occupano appunto di combattere il razzismo nel calcio, con il calcio e anche proprio dentro al calcio. È una rete che ha un lavoro naturalmente molto impegnativo in questi ultimi anni in particolare, perché come sappiamo la situazione, l'abbiamo visto anche durante gli europei di calcio, richiede, diciamo, un'attenzione che evidentemente fino adesso da parte delle istituzioni preposte anche a prevenire certi fenomeni non l'ha fatto, quindi noi siamo lì a mordere le caviglie alle istituzioni e a tutti quei soggetti che devono occuparsi di combattere il razzismo alle sue origini. Raffaella Chiodo, sappiamo che tra qualche minuto inizierà qui a Castelfranco Emilia un convegno, un incontro
proprio sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione attraverso lo sport. E in particolare è stato curato da te questo incontro, puoi anticiparci qualcosa anche per quanto riguarda gli ospiti? Sì, diciamo che avremo dei collegamenti che sono importanti per noi perché sono anche simbolici, quindi il collegamento con Lampedusa e con il comune, con il sindaco, il vice sindaco di Lampedusa, che naturalmente sono, come sappiamo, in quella posizione proprio di frontiera nel senso fisico del termine, dove approdano tante persone alla ricerca di una speranza di vita in Europa. E avremo un collegamento con loro perché per noi è fondamentale collegarci con quel mondo che è il mondo di cui ci sentiamo parte, no? Però avremo anche naturalmente altri ospiti che sono parte di questo stesso movimento di attenzione, di lotta contro il razzismo, e naturalmente il pensiero va direttamente a qualche cosa di concreto che abbiamo vissuto purtroppo nelle ultime ore. Emanuele, che è stato ucciso brutalmente a Fermo, era un ragazzo che appunto fuggiva dalle persecuzioni di Boko Haram in Nigeria, sperava in una vita migliore e invece ha trovato proprio qui in Italia la morte, per, fra l'altro, da parte di una persona che dice di essere un tifoso, e naturalmente non è, diciamo, l'espressione della tifoseria che abbiamo in mente noi. Noi abbiamo in mente la tifoseria sana, di persone che sono appassionate, giocano a calcio e sostengono la propria squadra, e tutto questo sinceramente non ha nulla a che vedere con i valori assurdi che ha espresso questa persona, tanto più con i commenti e con ciò che è stato poi, tra virgolette, la causa del fatto drammatico che è accaduto, no? Perché insomma gli insulti e il razzismo che ha espresso sono una cultura drammatica con cui dobbiamo fare i conti, però, perché non basta dire semplicemente ogni volta che c'è una tragedia, ecco, noi condanniamo. Il problema è che non basta condannare da parte nostra, serve che tutte le istituzioni, dalle più alte, dalle più altissime dello Stato, fino alle più piccole, fino ai cittadini, alle persone, lavorino perché questa cultura sia sconfitta proprio sul nascere. Non deve essere, non dovrebbe avere cittadinanza, quindi con questa cosa dobbiamo purtroppo fare i conti e combatterla. Grazie Raffaella Chiodo. Vediamo Mattia e Giulia, che hanno insieme a loro due ospiti. Se vi avvicinate insieme agli ospiti, grazie. E Giulia, allora, se ti avvicini, li presenti te in maniera tale che vediamo, ecco, di chi si tratta. Allora, lasciamo che si presentino da sole, cioè il rappresentante, il portiere della squadra FC Papa Giovanni, come ti chiami? Io mi chiamo Clubale René e vengo dal Male. Come sta andando le vostre partite? Avete vinto? Sì, sta andando bene, noi avete vinto per il primo squadra, noi ha fatto 2-1, e secondo squadra noi ha fatto 6-1, e terza squadra noi ha fatto 5-1. Puoi raccontare la prima volta che sei qua? Sì, la prima volta è andato bene, però la nostra squadra è forte. Noi siamo FC Papa Giovanni, abita a Crespillano, noi siamo forti. Sei divertito qua? Sì, sono molto divertito, conoscere tante gente e conoscere anche nuove persone. Mi piace giocare. Ok, grazie mille. Poi invece abbiamo un rappresentante di una squadra tedesca che si chiama Caro Gold. What's your name? My name is Joseba. Okay, and it's your first experience here in Mondiale Antirazzisti? Yeah, this is the first time we're here, and I have to say thank you to all the people who has organized that. It's great, there's a great spirit here, we come again. Ok, allora, la rappresentante di questa squadra tedesca dice che è il primo anno che è qui, che si sta molto divertendo, che anzi ringrazia per questa esperienza organizzata. Ecco, fa vedere la bandiera. And did you play? Yeah, we play. We had the first match yesterday against a French team. We won, but they played better, actually. Ok, quindi ha detto che hanno giocato varie partite in questi due giorni, perché le partite sono cominciate ieri pomeriggio, hanno vinto, giocheranno meglio poi anche in futuro. Could you tell your experience here? What did you do here? Well, we have a lot of fun. We thought we could go to Bologna in between, but there is no time to do anything because this is so busy. So the weather is great, people are very friendly, and it
it's very good organized, so we enjoy it. Thank you very much. E ha detto che si è molto divertito, che volevano anche cercare di andare a visitare Bologna, ma non hanno avuto molto tempo perché c'è tante cose da fare qui, un sacco di iniziative, un sacco di sole, anche di caldo, e questo è anche un bene perché così si può giocare. Thank you very much. Tanto riguardiamo le immagini dai campi dove si continua a giocare, sono, ricordiamo, 15 campi con partite non stop oramai da una giornata, calcio d'inizio ieri alle 4 e si andrà avanti fino a domani sera. Questa è un'occasione importante per capire che cosa sta avvenendo qui a Castelfranco Emilia Bosco Albergati. Vedete i cori, vedete le persone di tutte le età, di tutte le nazioni, e si incontrano sui campi. Vedete anche che le squadre sono squadre miste, ci sono ragazzi e ragazzi, e questo è importante perché spiega che esiste un altro sport, uno sport più temperato, uno sport dove l'agonismo può far pace con la possibilità per tutti di giocare e di divertirsi. Ecco, questo è il messaggio che parte da Castelfranco Emilia, e vi ringraziamo per aver seguito, chi è riuscito a seguire la nostra diretta. Abbiamo cercato di offrirvi una finestra sui Mondiali Antirazzisti 2016, grazie alla nostra regista Francesca Spanò, grazie a lei avete avuto le immagini e la cura della regia. Rimanete a seguire www.wisp.it e www.mondialiantirazzisti.it per avere gli aggiornamenti di quello che succede da Castelfranco. Grazie, arrivederci. Danke für uns alle, für immer disqualifiziert.